Un saluto a tutti gli amici di Games Collection TV. Io sono MacDoll e sono qui con voi oggi per mostrarvi l'unboxing di The Legend of Zelda Majora's Mask 3D per la Special Edition per Nintendo 3DS. Questo titolo è uscito lo scorso 13 febbraio 2015. Questa è la Special Edition destinata al mercato europeo, come potete vedere anche dal PEGI e dalla descrizione dell'età in ambito europeo. E questa è la versione, diciamo, cartonata, che contiene all'interno diversi contenuti che adesso andremo ad analizzare. Il gioco sul retro è, come vedete, multilingua, come quasi tutte praticamente le Special Limited Edition del territorio europeo, ma di Nintendo. La nostra riconoscibile sempre appunto dal bollino con triangolo blu scritta ITA. E adesso andiamo a vedere i contenuti che contiene questa Special Edition che ho preparato qui per l'evenienza. Allora, abbiamo innanzitutto il classico gioco Majora's Mask 3D, come vedete però entrambi i bollini, perché appunto è la versione multilingua. Sul retro non ci sono nessuna immagine del gioco, ma un artwork comunque molto carino. All'interno non ci sono manuali di istruzioni, ma i classici foglietti illustrativi Nintendo, i punti del club, quindi niente manuale, neanche un singolo foglio, diciamo, ormai la moda è questa purtroppo. Poi all'interno troviamo anche questa steelbook molto molto carina, dietro ritrae lo Skull Kid, Majora's Mask. Dentro abbiamo una mappa, quello che sembrerebbe la mappa di Majora's Mask. Poi altra chicca molto carina è questa scatoletta che conteneva all'interno questa spilla, come vedete molto molto carina e ben dettagliata. Sul retro riporta la data del primo originale Majora's Mask, quindi del 64, di questo remake, con appunto la dicitura Nintendo, spilletta molto molto carina. E per finire, il pezzo finale è il mega poster Double Face, che contiene due immagini, questa con lo Skull Kid e la sua ombra, e sul retro c'è la Majora's Mask, Link e varie altre maschere del gioco. Vedete, poster davvero molto carino. Menzione speciale ha un contenuto extra che veniva dato per lo più con la Standard Edition prenotandola. Era questo sacchettino che conteneva appunto questa sorta di collanina con la maschera di Majora. Anche dietro qua riporta la dicitura, come per la spilla, la data uscita dell'originale del remake. È un extra senz'altro carino. Questo è quello che riguarda questa limited edition europea, purtroppo diversa da quella americana, che conteneva appunto la statuetta dello Skull Kid, molto ambita. Purtroppo da noi è arrivata col contagocce solo in determinati negozi online, e quindi ecco, ci si accontenta di questa limited, che comunque tutto sommato è molto molto carina. Bene ragazzi, questo è tutto, al prossimo unboxing, ciao a tutti.